scatta, perché devo beccare l'orizzontale, devo beccare la coda del meteoriti e quindi devo dare là esattamente quel punto là, quindi non voglio andare in verticale perché mi serve che la riflessione sia così. Quindi dovremo per forza sfruttare un'antenna particolare, dobbiamo scegliere l'antenna particolare per l'applicazione che vogliamo fare. Ovviamente parlando del guadagno, potremmo parlare dei classi. Un basso guadagno si può considerare tra 0 e 6 dB, perché ho messo 0? Perché in teoria il dipolo, che non usa isotropico, che guadagna comunque 1, qualcosa, con titolo alimenti, e torna a 0, quindi è quasi 0. A basso guadagno, medio e alto. Allora, per basso si parla di dipoli, si parla di slot, si parla del patch. Non si parla di slot multiple, slot singolare. Per quanto riguarda un'antenna media, un guadagno medio da 6 a 20 dB, chiaramente parti dei famosi aghi, l'elica o la cortina di dipoli. E le variabili su questi qua, su dipoli impiegati, dipoli a 8, dipoli a farfalla, quel che vuole. Poi, se invece vuole un guadagno oltre i 20 dB, in tutti i casi dovrebbe usare o delle antenne corner, o delle array di antenne, oppure usare tutta la parabola. Quindi questi sarebbero. Se uno dice che okay, se 20 dB, la prima roba che parla è array di antenne, pur parabola. Non devi neanche andare a considerare subito un dipolo che lo dico bene, lo faccio bene, che non guadagnerà mai, quindi non sta a cercare di andare a cavare l'acqua dal deserto. Ovviamente le piccole dimensioni legate al dipolo, lo slot, la patch e l'elica. Slot si intende anche le TSA, cioè queste sono comunque dimensioni piccole. Per quanto riguarda le dimensioni medie, le horn, le yagi e i gruppi d'elica. Yagi inteso medie come yagi fino a, non so, una 10 elementi, zona 10 elementi per i 50 mega, c'è un'antenna grande. Bisogna vedere la frequenza a cui si va, però come concetto. Ovviamente il grande resta sempre la parabola. Per quanto riguarda invece la polarizzazione, bisogna scegliere se c'è la lineare, orizzontale o verticale, e in questo caso H sta per orizzontale e B per verticale, e quindi si usa o un dipolo o una slot TSA, perché questa qua se la metto così, la è verticale, se la metto così, la è orizzontale. Oppure la patch, che costruisco in maniera tale che produci un campo orizzontale e verticale, oppure la orna. La orna usa orizzontale e verticale perché fisicamente, specie quella piramidale, è facile capire, se è un rettangolo, se la metto per terra o se la metto così, cambia la polarizzazione. Occhio che quando siamo sulla dimensione più grande siamo verticali, quando ce la mettiamo sulla dimensione più piccola siamo orizzontali, cosa che tutti cascano, come studente quella volta mi ha subito fregato la prima volta perché sono cascato nell'errore che il lato più largo è orizzontale. No, perché il campo elettrico sta così, quindi... Poi la proiezione circolare, dovremmo decidere se farla destra o sinistra, non esiste un'antenna che è circolare basta, o la destra o la sinistra. Quindi viene subito da pensare, non so, dei dipoli in fase. Se mi metto due dipoli, li sfaso opportunamente in maniera elettrica, posso fare in modo che un dipolo ricevi lo stesso segnale ritardato di 90 gradi dall'alto. Risultato, a seconda di quello che ricevi prima e quello che ricevi dopo, cioè se si sposto davanti, al posto del drino rispetto al riflettore, decido l'RHCP o LHCP. Cioè anche gli altri incrociata che si usa sui satelliti. Quel che si usava una volta, che non si usa più sì, sui satelliti, che aveva questa particolarità, montava, erano due aghi, una montata orizzontale e poi erano elementi verticali. Per fare la proiezione circolare, avevi due cavi. A casa arrivavano due cavi, e mi ricordo che era come lì, qualche duca si era costruito il commutatore per commutare i vari tronchi dei lambda quarti, per riuscire a sfasare uno dei due dipoli per polarizzazione orizzontale, per alimentare un'antenna, polarizzazione verticale, alimentavo l'altra, circolare destra perché pilotavo tutte e due però sfasavo una, o pilotavo circolare sinistra perché la stessa mi sfasavo quell'altra. Non il bello perché non conviene, questo sconsiglio vivamente. Ovviamente per una polarizzazione circolare è molto più facile l'elica, a seconda di come la avvito, cioè come la faccio, la destra o la sinistra. Chiaramente la patch, questa patch qua, che ha questa particolare sagomatura, le circolari, se no le sarebbe orizzontali o verticali, ma è un'altra cosa. Oppure uso la horn, però la tromba tonda, da una guida circolare, vado via circolare, veramente con un po' difficile. Destra o sinistra o la tonda? Bella domanda, non te rispondo.
sentire dopo. Ecco, a questo punto, questo sono antenne Yagi, i supporti si arriva solo per coverderla, mi pare che sia una roba che ti avrei dato tutti i giorni di provare. Sì. Questa qua è un'antenna ben conosciuta, che è l'antenna Discone, che è un ulteriore sviluppo del controllo di prima, del tifolio. Questa è un'elica, questa è un'elica con il filare backfire, cioè con la limitazione in testa, mentre questa è un'elica normale con endfire, cioè la limitazione in fondo. Questa che vedete non so la piramide del Cheope, ma in realtà è una log periodica, che è stata molto bella perché la su due spirali accoppiate sotto con una copiatura larga banda. Questa qua va anche questa da 1 a 12 giga. Questa è stata fatta a casa mia, è stato il primo test che avevo fatto per proporre l'antenna per la stazione spaziale internazionale, che si chiama antenna larga banda. Questa antenna da purtroppo non l'avevo più, solo la foto, perché l'avevo rispedita agli amici a Roma. Bellissima fatta questa qua. Non si vede, ripeto qua sotto, perché se due, questa qua è quella del Rios e un'antenna, questa e l'altra sono due antenne low periodiche. È stata scartata dalla NASA perché era troppo pericolosa, bisognava fare un contenitore rotondo e non valeva la pena, perché era pericolosa per l'attività extraveicolare degli astronauti. Chiaramente dopo visti delle array di antenne, queste sono le antenne per il 2G4 delle eliche, queste sono i poli doppio 8 per il 2002, queste sono il doppio 8 per il 2004 e questa qua è una spirale piatta che è la soluzione a quell'antenna del prima log periodica che è stata invece imbarcata, e questa qua si trova una a casa mia e di 4 si trova a bordo della ISS, montate all'esterno del modulo russo Svezia, all'esterno. Questo permette la comunicazione tra i 1000 e i 2500 MHz, la distanza di banda eccezionale. Questa invece è un'antenna loop periodica mia, fatta su CB, questa qua, come si vede ancora le cose, però funziona. Mi la faccio l'antenna. Ecco. Quindi questo è tutto quello che vogliamo parlare, vedete un po' del tempo. Qua si vede una parabola con un pseudo offset per TV, quasi un 1200 piccolo e un 1200 grande. Questa invece è un'antenna biconica per il 2400 mega, autocostruita, questo è un semplice bipolo per il 2004, questa è la famosa Big Wheel, e lascio per ultima questa, che è la loro periodica dell'antenna da radio telescopio di Barlovezza. Sì. Perché non lo avrei riconosciuto, ma non lo Ok, bene. A questo punto parliamo di misura. Allora, di solito faremo SWR, o ROS. Il sistema a 1000 è un po' vecchio, usato fino alle UHF, fare l'SWR a 1200 mega in banda SHF non dà alcun risultato, lo provava, ma onestamente già qui che già. Però dopo esiste un altro sistema, che è il sistema del return loss, la misura, ovvero un sistema molto più corretto, e qui lo sottolineiamo, il nuovo per molti, cioè molta gente ancora non sa cos'è il return loss e che è usabile fino alle EHF, Extremely High Frequency. Quindi può andare quasi a terahertz, quasi, perché non si strumenti per terahertz, però sotto, fino a 120 giga se arriva. Allora, fondamentale che non usi due cose diverse. Ok? Quindi, per quanto riguarda l'SWR e il return loss, infatti, da qualche parte ho sentito dire, ma quella è un'altra roba. No. Il return loss è una cosa molto più complessa che contiene dentro anche l'SWR, cioè il rapporto standing wave ratio oppure rapporto onda stazionaria come diciamo noi, è una cosa, una fettina di una roba che è return loss invece è molto più ampia. E chiaramente un'altra misura è quella del guadagno, no? Se un'antenna bisogna fare misura anche del guadagno, guai, se non c'è un nuovo guadagno, e di anche le emissioni, dobbiamo fare queste misure qua, quindi SWR o ROS, return loss, guadagno e diagramma di radiazione. Come fare l'SWR con la misura del ROS, come se la vedeva, no? Se usa il trasmettitore come un generatore, cioè qui c'è, no, questo è il vostro trasmettitore, questo qua è un wattmetro passante, o meglio, un indicatore di energia, più generico, nei due sensi, diretta e riflessa. Siccome è fatto con una linea, si presuppone, con due rivelatori si presuppone uguali, mi so che quel che misurerò in andata e quel che misurerò in ritorno sarà
misure comparabili. Il risultato, mi faccio due misure, la potenza diretta, cioè quella che va, e quella riflessa, usando come limitatore di relatore. Poi che se che torna, il risultato è un risultato numerico in termini di uno sta a, considerando che quando vado alla massima potenza, cioè quando trasmetto, regolo la potenza a un punto della scala in fondo, dopodiché giro sul rivelatore contrario e guardo quanto sia la differenza. Io non conosco la fase, non conosco la potenza effettiva, non mi interessa questi valori, mi interessa solo sapere come numero il rapporto tra quel che va e quel che torna. Meno torna, chiuso da via. E questo qua è. Io sono usato da tutti i rilevatori. Tutte queste due cose, no? Dirette diverse, sono fondamentali, fatte con una linea e con rilevatori uguali. Purtroppo una volta trovare due rilevatori uguali significava che avesse un osso della testa, dopo non vedevi più, però perché aveva un accessorio, quindi si vedeva con dei diodi, quindi la misura è un po', ripeto, un termine numerico alla fine. Uno sta a qualcosa, il che voleva dire tutto e niente. Non voleva dire torna poco, torna tanto. Il fondamentale è che l'strumento, al contrario, non si muove. Se non si muove, vabbè. Ok? Invece come fare tu l'OS? Non usa più il trasmettitore, non usa più la potenza per misurare. In pratica abbiamo un generatore preciso, sintonizzato automaticamente sulla banda delle frequenze, non più sulla frequenza, perché noi con il trasmettitore fraccavimo e andava, molavimo e tornava. A questo punto misuriamo la potenza diretta e quella riflessa mediante un accoppiatore direzionale, che è una cosa fisica precisa, un tubo di ferro, diremmo in termini meccanici, quindi che non sbaglia. E facendo questo accoppiatore direzionale, considerando la misura come cavo e antenna facenti parte di una rete complessa, cioè tutti e due i cosi insieme. Risultato sono un risultato numerico che sono un rapporto logaritmico direttamente in dB. Cioè in base a quel che sono sicuro che mandavo, so quando voglio tornare, ti davo la misura esatta di quanta sia la differenza, in decibel, del rapporto fra quel che va e quel che torna, molto diverso da quello di prima. Lo strumento completo che fa queste misure è un analizzatore di reti vettoriale, un PNA, Vector Network Analyzer. La particolarità è che questo qua non faceva come l'animatore, trasmetto a 144, trasmetto a 50, trasmetto a 432, ma spazia da A, sempre con la stessa ampiezza, e misuro quel che torna in giro sempre con la stessa precisione, con lo stesso rapporto direzionale. Quindi so esattamente come è il comportamento del dispositivo, cioè della rete complessa che ho messo in analisi. È chiaro che però il DNA, cosa sta roba, questo più o meno meraviglioso oggetto, uno strumento ovviamente complesso, questo sono rode spazio che nessuno di noi potrà permettersi nell'arco della vita di comprare, è costosissimo, no? Un generatore, un ricevitore, un punto di misura calibrato, tutto quanto, quindi al di là dell'applicazione Windows che aveva i colori sul schermo, no? Chiaramente è costosissimo, però oggi esistono dei sistemi semplificati con l'interfaccia USB per PC che costa molto molto meno, comunque risolve proprio la portata del tubo della notte, ma perché io guardo uno a caso che mangia la torta in questo momento per comprare, ecco, è un oggettino piccolo che in pratica ha il generatore tutto, ma la parte, diciamo, fondamentale che fa certe cose non fa tutto quanto, che fa questo grosso bestione, ma e permette di fare misure con molta più precisione a un prezzo, lo so, 390 euro, a poche DNA, quel che non dico. Non volevo dirlo, ma ho fatto più pubblicità. È giusto perché avevo un termine almeno una cifra, no, che non volevo fare una cifra abbordabile. Alta ma abbordabile, comunque anche dire, vabbè, mi gioco per antenne e faccio un... Quanto costa un trasmettitore per fare la prova con Rossi? Costa sicuramente più. Da qualsiasi radio. Ok. Per return loss a questo punto con un misuratore che sia il DNA della Rode Schwarz che l'ho messo là, questo Agilent, questo insight della XHP, oppure Pocket RF che ha visto prima le cose, vi dà informazioni sul comportamento sia dell'antenna e anche del cavo, perché può avere degli effetti, secondo me degli effetti anche di ciò che il cavo introduce, anche il bocchettone introduce nel sistema. Non si può vedere, per esempio, piccole cose che quindi qua, in questo caso, se vedi dove l'antenna risuona, no?
l'antenna risuona nel punto in cui viene questo buco, perché vuol dire che tutta l'energia che il generatore emette, l'antenna se la cacciucciata, quindi siamo riusciti a trasferire il massimo dell'energia dal nostro sistema all'antenna stessa. Chiaramente la resa di banda utile, come ricordavi prima sul diagramma della radiazione, se noi calcoliamo 3 dB in meno, la potenza, sappiamo quanto larga è l'antenna, cioè sappiamo quanto che potremo stabilire, cioè metto l'antenna per 1200 mega, faccio la curva col network e scopro che va a 1200 mega, ma qua parliamo 3 dB, 4 dB, sono a 1180. E dall'altra parte so che l'antenna comunque camminerà per 30 mega senza darmi problemi, cioè il vettore si è accorto che invece il picco è 1200, ma so che comunque con i miei sistemi posso farlo 30 mega sopra e 30 mega sotto, non male, no? gli effetti del cavo se vedi quando si comincia a vedere queste gobbe qua adesso a vedere la disegna dell'antenna che risuona anche dall'altra parte, ti ciò rimane il cavo, te provi a piegarlo e ti scopri che questa gobba si muove. Ecco che il vettore canalizer ti ha detto statello, che se vedo quello del strano sul collo può essere che il cavo che ti sta toccando, cosa che quel trasmettitore, quel rosso, non sto a fare. Quindi domani tutti a comprare il per uno che fa solo HF consiglio, c'è il kit di Fuga Matteo la fila 100 mega e costa poco più di 100 euro. Spezzando la lancia su questo, è vero, perché adesso la tecnologia, grazie ai telefonini in particolare, cioè la tecnologia dei cellulari, molti dispositivi usati dai cellulari, almeno agli inizi e comunque spinti dalla tecnologia cellulari, già la portata degli elevatori. Per esempio, se voi volessi fare un sistema di misura di campo per vedere se la vostra emissione, per calcolare il diagramma dell'antenna, potete comprare un integrato dell'Andiano device che se già a ponte di misura conoscete direttamente il dB, da 0 a meno 60 dB, cioè sono praticamente un ricevitore larga banda che vi dà in continua il livello del segnale che arriva. Per cui avete provato un'antennina, metti l'oggetto e costa qualcosa come 2 euro. Ma capite che questa qua non era accessibile una volta, vuole fare le prove in HF, sa, adesso per esempio non so se dentro gli apparati nucleari non abbiamo messo, cioè le ultime versioni commerciali, ma nei transceiver grossi, quando ti fa il ROS, per avere la ROS, in realtà non sei più come una volta che hai due diodi del ponte di misura con la linea corsiale, su un stick e su un toroide che si è montato nell'apparato HF, non hai fatto nient'altro che attaccare le entrate di un chip della Nano Device, l'8306 e l'8307, che è un copiatore direzionale con un doppio amplificatore logaritmico, costo meno di un euro. Quindi volendo, la possibilità di fare misure di color, si può anche farle per determinate applicazioni di HF o del genere, con dispendio di energia minimo, cosa che una volta non esisteva. Però ecco, questo è l'unica roba positiva della tecnologia di telefono, tutto resto nella mazzana. Ok, per quanto riguarda il guadagno, noi normalmente potessimo valutarlo usando un riferimento stabile, per esempio l'antenna Ohm che si diceva prima, di solito l'antenna Ohm guadagna 2 dB. Quindi, fatto la misura, se qua leggo 8 dB, so che trasmettevo con 100 mW, 10 dBm. Due antenne cover, dicevo 14 dB, ok, vuol dire che la mia antenna guadagna 2, perché ho guadagnato 2 in più. E chiaramente che vuole essere la distanza ragionevole delle parti. Adesso qua mi ho portato un piccolo disegno di un sistema di misura di questo genere, no? Le antenne di prova e le antenne di misura. Chiaramente del trio che sono gli strumenti non devi mandarlo, l'altro devi ricevere un segnale e calibrarlo, no? Però se puoi farlo anche un altro sistema. Potessi farlo per esempio all'aperto, non mi dico di farlo perché questo è un sistema all'aperto per provare il guadagno di alcune antenne, questo è un bolometro, questo è un generatore, un'antenna veniva alimentata con generatore a potenza conosciuta, il bolometro misurava la differenza, misura la potenza effettivamente trasferita dall'antenna in calore su un sensore termico, ma era il termine bolometro, no? E ti diceva che questa antenna rispetto a quell'altra guadagna qualcosa di più, cioè ti vedevi quanti decimi di dB, vedevi la differenza.
tremendo se deve farlo con questo qua, questo che fa freddo, che è brutto tempo, che magari... E quando compro la tutto e mangio che piove. Più poi comincia a rondare, che la mangio è fredda e non ti metti dentro. Però questa si può fare anche all'aperto. Ve la sconsiglio, ma è possibile. Oppure, chiaramente, la misura migliore è quella di fare in camera anecoica. Ecco, l'unico che potessi fare è Mauro. Perché ti dirò di più, ti racconto una cosa. Da noi, 30 anni fa, prima che venisse costruita la prima camera anecoica, le misure venivano fatte all'aperto, venivano fatte sul tetto dell'azienda, che è in campo abbastanza aperto, perché sono certi edifici intorno, da parte qualche albero per una distanza, e avevano dei supporti in legno per tenere tutta roba, tutto non baradano, e se facevano le prove sul tetto della ditta, nei modelli 30 anni fa. Questo è un sistema, in camera anecoica, queste piramidi qua servono per distruggere tutte le case possibili di riflessioni che avete segnale non voluto. Se qualcuno di voi dentro in camera anecoica, spero che non vi mai sarà la porta, perché se viene da fuori impazzirà, perché dentro non si sente neanche il proprio respiro. Materiale, che materiale è quel corpo? Assorbenti. Una plastica particolare che è in grado tipo come quella spugna che si mette nei contenitori e in particolare costa un futuro dei soldi, perché a seconda della larghezza di banda certificata della camera cambia le misure di quelle piramidi dei pannelli. Volevo mettere la camera che sono andato lì a Boston in una camera anecoica dove dentro che aveva messo un aereo. Una camera enorme, perché aveva dei pannelli, non aveva niente di piramidale, però aveva delle strane placche sul muro, una roba allucinante. Per pregare Dio, guardare che nessuno si andava sulla porta, perché se si andava la porta era si sparava. Assorbe tutto. Quindi, però la roba migliore secondo me è il guadagno di simulando per PC. Costa meno, abbiamo visto che è facile, si può, è alla portata di tutti, eccetera, no? Anche perché il PC ti dà proprio il numero già pronto, quindi tutte quelle robe le altre. Ok? Tanto per quanto riguarda il diagramma di radiazione, cioè capire esattamente l'antenna quanto guadagna, dove si sono i 3 dB del sotto, chiaramente sempre che i risultati bisogna o ripetere questo setup di antenna così. Oppure, chiaramente, adesso questo qua era come fare una battuta, torniamo all'aperto come prima, che ormai non si fa pratica, perché dopo uno quando uno ha misurato il guadagno, poi neanche misurare la cosa, basta che giri il cavalletto. Oppure sicuramente la cosa migliore è sempre quella di fare in camera anecoica per chi come ti crea gà, portata di mano, ma sicuramente. La mia personale, con calma. Oppure la cosa che abbiamo visto che si può fare, no? Quindi questa è la parte spirituale del tutto. Ok? Siamo quasi arrivati alla fine, resistente ancora 5 minuti. La propagazione elettromagnetica, per chi non la conosce o chi la conosce poco, esiste una cosiddetta propagazione di onde di terra. Perché lo dico? Perché così riesci a capire il perché dei servizi di antenne e perché ne certi altri. Per quanto riguarda le onde di terra, si dicono, definiscono così, letteratura scientifica che tocca studiare gli ingegneri, quindi brutto metodo, ma così descritto, così lo ripeto, sono tutte quelle onde che si diffrattano dalla curvatura terrestre. La propagazione arriva per 3-4.000 km e funziona benissimo con le onde metriche e con quelle chilometriche, cioè dalle onde lunghe fino all'inizio del VHF. Parliamo dai... lunghezza d'onda 160 metri di lunghezza d'onda più 200 metri al meno dei 3 metri, 5 metri. Per quanto riguarda poi un'altra propagazione è quella delle onde troposferiche che sfrutta alcuni fenomeni della bassa atmosfera, cioè della parte dell'aria che sta fra la porta del livello del mare 15 km. 15 km, 15.000 metri, fa conto che c'è un'altezza un po' più dell'altezza massima del volo di un oggetto intercontinentale, che normalmente vola intorno a 11.000 metri. Queste qua hanno la possibilità di avere un scattering troposferico, cioè una riflessione che gli strati alti in qualche modo fa sì di farlo rimbalzare, non in maniera non costante. Infatti esistono delle disomogeneità locali molto studiate con sistemi radar meteorologici, con satelliti, cose del genere. E normalmente lega distanze oltre i 1000 km, però in questo caso queste onde troposferiche le viene utilizzate per diffrazione
dalla bassa atmosfera per tutto quel che è sotto i 10 metri, cioè in pratica o per dopo le onde corte, se comincia a sfruttare questo tipo di onde, cioè per comunicazione lontana. Altra cosa che succede sulle troposferiche sono dei condotti troposferici. Questi condotti sono stati dimostrati e sono stati certe volte utilizzati, non sono costanti, ma mai avviene in particolari condizioni di esempio meteorologiche. Funziona benissimo per tutto quel che è sotto le lunghezze d'onda dei 3 metri. Un esempio classico, per circa un anno, molti anni fa, un nostro collega, l'ultimo piano della casa, sopra del supermercato Bosco, per fare l'apertura sul porto, che appiccava una parabola di un metro fuori dalla finestra, per un anno trasmetteva e ascoltava i segnali che veniva trasmessi da Bologna, da Gugliardo Tomasetti, professore dell'Università di Bologna e direttore del telescopio di medicina, che trasmetteva con i primi segnali 10 giga e che ha studiato un condotto che si avvicinava e stava solo all'altezza massima del San Giacomo, e dove che arrivava lui dall'altra parte. Quando cambiava le condizioni meteorologiche, è stato più fatto una tesi anche di laurea, e il sistema si spostava. Io a quell'epoca ho partecipato un paio di volte e abbiamo dimostrato un semplice movimento. Mi sono dato la parabola a barcola, dove mi metti dentro quell'epoca, quella volta, e mi sentivo il segnale. Pino sentiva il segnale, che ci via a San Giacomo, dopodiché lui era a casa, io caricavo tutto in macchina, sono da su a Montegrida, sulla Napoleonica, sono da su, zero. Quella parabola mia, parabola lui sentiva e non sentiva niente. Sono tornato giù a Barcola, sentivo. Assurdo, perché uno dice vado in alto e punto. No, il sistema funzionava per circa l'altezza di San Giacomo, dal mar a San Giacomo fa poco, perché Pino riceveva, mia Barcola ricevevo, a Montegrisa no. Quindi se ti condotti. Esatto, lunghezza d'onda in questo caso però era 3 cm. Quindi. Questa roba succede adesso, per esempio, quando d'inverno arriva la nebbia sulla Val Padana. Se vuole fare collegamenti con Milano o con Pavia, così tranquilli, andè su a San Lorenzo, andè su sull'altopiano, cos'è nebbia? Con 5 watt arriva a Montepenice. E non c'è problemi, perché si forma questo tipo di condotto, che è di origine troposferica. Non lo so esattamente, non saprei spiegare. Poi di quelle onde emesse di alta atmosfera, oltre 60.000 km, 60.000 metri, che usa robe molto più grandi. Questa qua per esempio venivo sfruttate dai woodpecker, dai radar, dal picchio. Non so che aveva il radar oltre l'orizzonte. Come faceva andare oltre l'orizzonte? La luce vedeva gli americani che sbilanciava. Utilizzava in alta atmosfera la riflessione, usava onde più lunghe, infatti guarda caso, più lunghe dei 10 metri. Guarda caso il picchio, che ha detto tutto il picchio dove lavorava, rompeva le palle e le motori non d'accordo. E allora tutti i circuiti dell'epoca li era fatti per cercare di avere il tempo di commutazione per spegnere che faceva rara. Poi un'altra roba c'era il scattering di disomogeneità dovuta particolarmente a tracce meteoriche. Sentite voi a lavorare, per esempio, molto lontano, e poi scegliere l'uso delle onde ionosferiche puntando l'antenna poco sopra l'orizzonte, ma soprattutto puntandola in modo molto lontano, oltre 4.000 km. Sicuramente te becchi la scia ionizzata della coda del meteorite, il risultato il tuo segnale viene giù. Se puoi fare collegamenti con la Svezia a 432 mega usando le code del meteorite d'acqua da Trieste. Metto scatter, un sistema. Alta potenza? No, più che l'alta potenza. Ci sta il collegamento, però bisogna sì. Devi fare delle cose molto più sofisticate, perché il sistema lavora a ping. Il ping che sta proprio per acronimo del fatto che c'è un ping, un piccolo suono. Devi comprimere le tue informazioni in pochissimo tempo, perché il ping, cioè la ionizzazione, dura poco. Quindi devi trasmettere continuamente e poi aspettare. Dall'altra parte magari un ping arriverà, riuscirà a essere decodificato, un po' come fa adesso il WSJT, Quick Signal Geotailor. Solo fatto in un altro modo, no? Quindi mandi segnali. Devo dire che anche questa qua è una tecnologia che i rilevatori hanno tutto sommato ciucciato dai militari. I primi esperimenti di questa roba qua li hanno fatti i militari americani, Signal Corps, per comunicare fuori portata e non essere intercettati. Sparava contro le code dei meteoriti.
Adesso noi abbiamo le Leonidi, i Perseidi, cioè, conosciamo dei periodi in cui la Terra entra nel resto di comete molto antiche, e quindi sappiamo già che quel periodo là, da quella parte, potremmo sparare. Una volta andavo un po' a caso, molto più pionierista, però con delle possibilità, scusate. Quelli condotti troposferici, no? Sono dei permetti, mi ricordo che 4-5 anni fa, più o meno, ho parlato con Barbarino del Mugello con 5 watt da casa mia via Udine, in diretta, senza ripetitore. Beh, devono capire perché non sia abbastanza forte. Noi tante volte lo chiamiamo esporadico, quando va, sì. Quando però questo coso qua si confonde con l'esporadico, è molto, non lo senti nessun vicino, però lo senti molto bene, solo più che sei lontano. Perché si forma dei condotti in alto che in pratica fa un rimbalzo con una specie di guida d'onda. Si sì, arriva in termini di 10 giorni dello sparito. Ma gli esporadici sono ancora meno, addirittura. Ma quel coso è anche il condotto troposferico, quello dell'esporadico che è simile, dura molto meno, ma con distanza molto, molto più elevata. Sì. Ovviamente che vuol delle buone antenne per cercare nel posto giusto. Conclusioni e dopo quindi no. Come vi ho detto l'altra volta, realizzare le antenne non è una cosa scontata, quindi serve stabilire banda, uso e dimensioni per capire quale antenna usare e che tipo di antenna usare. No? E ovviamente le prestazioni che otterremo dipenderà da quello che abbiamo scelto prima. Inutile fare un tentativo del QSO, il collegamento con una stazione che sia in movimento, usando un movimento molto rapido, un movimento in zone, per esempio dentro in città, usando una correlazione lineare, perché se useremo una correlazione lineare sicuramente perderemo più della metà del segnale, non beccheremo meno del 50% di quello che sta parlando. Una delle cose che sta succedendo adesso, molte volte quando uno gira per città dice non va più il picchetto intorno, funzione del zero, oppure sta qui seguendo il mio aeroplanin e a un certo punto io dire l'albero non lo vedo più. Cos'è che non lo vedo più? Semplicemente il mio ricevitore sta usando delle metodologie di ricezione che non si adatte al momento in cui l'altro si è spostato e quindi che cambia le sue senza che mi sappia. Quindi è tutta una questione di scelta. Come per la simulazione fare finalmente un calcolo delle antenne, troppi, tanti parametri, quindi quel che è il risultato è sempre un risultato che deve essere finalizzato a quel tipo di cose, ma non a 10 tipi diversi. A questo punto qua vuol dire basta, no? A me invece dico se qualcuno ha qualche domanda, le gavette fatte va. Per favore domande facili. Bene, se tutti stanchi, sfondare. La prima antenna che abbiamo vista, quella che aveva le lenti con quella cavità, quindi dentro non poteva essere intero una lente o no? No, solo come l'equivalente dei direttori e del mondo di uguale, cioè, più o meno uguale. Spectrum sensing, wide spectrum sensing, che antenne suggeriresti per bande, diciamo così, dai 300 MHz? La discone non è conica, ma non è una spirale conica. La discone è un dipolo di cui l'elemento centrale è stato allargato non esponenzialmente, ma è stato allargato in piatto. E la parte massa è stata portata a cono, ma non è la stessa roba. La spirale conica invece è un'antenna attiva che attiva da una frequenza elevata, che è la divisione più piccola della spirale, alla frequenza più bassa, che è la misura più lunga, più grande del cono della spirale. Spirale conica, però perché arriva anche direzionale. Esatto, questa qua è fatta per puntare così. Questa qua è gigante, io pensavo una roba un po' più piccola, però questa qua va benissimo proprio per i ricevitori SDR, perché ripeto, l'SDR cambi la frequenza sul PC e vai dove vuoi, no? Non puoi andare là, non puoi andare per fare la scansione. Se devi fare una roba con la chiavetta, sì, ma devi avere un'antenna conica, devi avere un'antenna che gira, queste qua sono tutte antenne che hanno la direzione preferenziale. Sì, ok. Quindi non è che dietro non sentano, ma sentono molto 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 meno. No, infatti, quindi spirale conica. Oppure la biconica, però non ha la grafanda, cioè l'unico sistema è la spirale conica. Uno può
montare anche un'antenna elica, ma non ha la banda che ha una spirale. Infatti la banda. No, allora l'unica che suggerirei è la spirale. Però poi le spirali, anche come ho detto prima, dipende molto da come sono manufatturate, no? Cioè c'è una grossa eterogeneità, un'antenna dello stesso modello, però nel dettaglio. Mentre queste stampate, immagino che l'eterogeneità da un... Allora, puoi fare due cose. Quella che ho riportato io come esempio è una spirale conica, triangolare, cioè è fatta di aperta esponenzialmente, cioè comincia sottile e però il ramo quando scende si ingrossava, che è una delle metodologie per accorciare le dimensioni mantenendo la banda larga, quindi più rapido. Un'altra possibilità è quella di fare l'antenna stampandola. Cioè tu stampi la spirale e potresti fare, oppure potresti attaccare il del rame, questo pirame adesivo che si trova adesso, attaccarlo sul foglio e poi ripiegare il foglio. Il problema è che anche là devi tagliarlo triangolarmente per farlo crescere, però si può. Io ho fatto delle antenne con anche lui, mi pare che ha fatto delle robe tagliando, diciamo così, cioè si riesce. Quelle che vedi fatte qua sono circuiti stampati flessibili, stampati e poi saldati qua di sopra. Il problema dell'elica che farai, se fai questa roba qua, è come adatterai in larga banda. Il problema è il mesh che devi fare dentro la spirale per arrivare a 50 ohm su tutta la banda. È un mesh anche là. Per esempio nella spirale quella che ho disegnato per la ISS, che è una spirale fatta così, una greca che gira così. No, non pensate che sia... possiamo cominciare a pensare male, no? Ma è fatta così, questo è l'elemento caldo, così, questo va così, si corrono dietro. Questa qua è una spirale che è piatta. Se tu non hai bisogno di andare così, puoi usare questa. Allora cominci da qua e questa la stampi facilmente con tipo stampante 3D o roba del genere, oppure con una stampante laser e poi ti fai il PCB. Questo qua puoi mantenere, questo spessore qua lo puoi mantenere 50 ohm. Conoscendo il circuito dielettrico che hai, cioè il substrato, puoi calcolare questo per 50 ohm. Cioè, lui ti dice quanto è questo qua, quello 50 ohm, ok, epsilon r 4,3, ok, il 50 ohm avrà, se questo qua ha un H, lo spessore di 1,6 mm, il doppio, che è questo, il suo spessore sarà uguale a una formula. A 2,36. Come? A 2,36. Non ti trova, millimetri? Sì, l'H 2,36. Come banda potrebbe andare da A? Dipende dalle condizioni, da dove cominci e da dove finisci. Questo qua è un dipolo, questo a tutti gli effetti è un dipolo, che si ripiega, se devi fare in modo che questo qua sia lambda... lambda 100. Dico un centesimo. Ok, lambda 20. Ok. Poi quando lui fa questo coso qua, questo qua sia lambda 20. C'è un piccolo problema. L'andamento come si calcola? È l'andamento volte epsilon r. Cioè devi tenere conto che non è più la tua, non è più l'altra, stai calcolando su un elettrico. Se sbagli il 4,3 perché magari è un 3,5 o un Rogers 8, cioè no, beh, ma se stampi uno. L'importante è non fare un casino con l'acido a casa, dopo le molle bastone. Il resto è come vedere una periodica, devi calcolare che ogni ramo deve essere un lato che aumenta, perché questo è un alito, no? Quindi questa è la velocità, se ti fai una schermo piccolo, tipo la formula Excel, ti calcoli lambda automatico. Il problema viene dopo, che quando tu hai questo dipolo qua, in pratica hai questo, questo e questo, dal punto di vista, cioè questo sopra, guardandolo così hai un dipolo. Questo dipolo qua però è un dipolo particolare, perché se lo sviluppassi come hai visto là, è come se tu avessi un dipolo fatto così, così, così,
così, così, dove uno di questi è il pezzo che hai aggiunto. Come una lotta. Come la bauti, come l'antenna triangolo che ho visto prima. Quindi e diventa molto più complicato poi calcolare l'adattatore di impedenza, perché l'adattatore di impedenza a questo punto dovrà essere triangolare. Cioè dovrà essere in modo tale da poter rispondere a questo tratto, a questo tratto, a questo tratto, portando a 50 ohm tutto quello che risuona. Infatti dentro quell'antenna che avete visto che è andata sulla ISS c'è un circuito stampato che ha il mesh triangolare che porta sul bocchettone a 50 ohm. Se no guarda, 1200.